Allora, eccoci all'ultimo accordo che voglio prendere in considerazione in questo corso, anche perché se si prendessero tutti ci vorrebbero anni e anni. Il diminuito settima, quindi abbiamo visto nella lezione precedente, il modulo precedente, il semidiminuito, che ha la settima minore. Il diminuito settima è identico, rimaniamo un Do, anche questo giro. Il diminuito settima invece del Si bemolle ha il Si doppio bemolle per comodità chiamiamolo La, che è la stessa nota, quindi è la settima diminuita. La settima può essere minore quando è un tono di distanza dall'ottava o diminuita quando è un tono e mezzo distante dall'ottava, quindi sarebbe appunto Si doppio bemolle per comodità chiamiamolo La naturale. Quindi abbiamo con la posizione del mignolo, io la suono così. E con il medio, con l'indice, forse la più usata. La particolarità di questo accordo è che, essendo tutti intervalli di terza minore, quindi tutti alla stessa distanza le note tra di loro, è difficile, quando si parla di un accordo diminuito settima, stabilire una tonica, perché appunto ogni nota può essere considerata tale e questo accordo, armonicamente parlando, ha delle funzioni specifiche come sostituzioni, soprattutto in ambito jazzistico. Raramente viene usato per molte battute, insomma, comunque anche questo appunto, soprattutto in ambito jazz, ma non solo, è un accordo molto usato. E intanto studiamolo e poi prossimamente, quando parleremo di scale, arriveremo a vedere anche la sua funzione, le sue funzioni quali sono. Quindi, ripeto, si può anche pensare proprio alla tonica ogni nota che vogliamo di questo accordo. Quindi ora io parlo di Do diminuito settima, ma è identico a La diminuito settima, al Sol bemolle diminuito settima e a Mi bemolle diminuito settima. Vediamo come studiarlo su tutta la tastiera. Ovviamente tutti gli esercizi che abbiamo visto finora sono validi anche per questo tipo di accordo. Per utilizzare le note dell'arpeggio per improvvisare, per fare le frasi, di solito si fanno dei pattern che possono essere, ad esempio, terzine, faccio qualche esempio. Praticamente i pattern su questo accordo sono dei piccoli schemi, delle piccole frasi che si ripetono appunto a distanza di terzi minori.
Un'infinità, ad esempio anche vedete, prendo un qualsiasi punto pattern frase e mi sposto di terze minori semplicemente rifacendo la stessa cosa. Andiamo a sentire la sonorità che ha questo accordo molto molto particolare, il Do diminuito settimo. Vedete dove lo prendo? Lo prendo su tutta la tastiera, esattamente come abbiamo fatto con gli altri. Caso non è sicuramente semplice sviluppare un assolo o qualcosa del genere, però giustamente anche questo accordo va studiato assolutamente come gli altri, perché ripeto, in certi contesti è molto utilizzato e quindi è doveroso e obbligatorio studiarlo come gli altri. Gli accordi da prendere in questione sono questi più o meno, però ora nel prossimo video vi faccio vedere un piccolo ripasso degli esercizi che ci fanno mettere in pratica un po' tutto quello che abbiamo visto finora e poi passeremo alle scale. Al prossimo video.